obiezioni, se non ci sono obiezioni, dispongo l'applicazione del sistema di ripresa a circuito chiuso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni in materia di istruzione. Ricordo che ai deputati e al rappresentante del governo è consentita la partecipazione alla seduta da remoto in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta del Regolamento. Saluto il sottosegretario di Stato Paola Frassinetti. Ricordo che lo svolgimento delle interrogazioni ordinarie prevede prima la risposta del governo e poi la replica dell'interrogante per non più di 5 minuti. Passiamo quindi all'interrogazione 500089 d'Alfonso, iniziative per garantire ai comuni l'assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici. Do la parola al sottosegretario Frassinetti per la risposta. Grazie Presidente, scusatemi la roccia che viene, oggi va così. Onorevole D'Alfonso, ritengo di dover precisare in primo luogo che la possibilità di utilizzare l'economia italiana quale strumento volto a consentire di far fronte al fenomeno dei rincari delle materie prime ed ovviare alle connesse difficoltà risulta allo Stato preclusa dalla relativa disciplina di settore. Infatti, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2017, numero 1007, articolo 3,2, prevede che l'economia di gara non solo nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Tale statuizione è inoltre ampiamente esplicitata nelle linee guida relative alla linea di finanziamento fondo comma 140 comuni. Per quanto concerne invece il decreto legge 50 del 2022, richiamato nell'atto ispettivo, chiarisco che il medesimo decreto limita la possibilità di utilizzare le somme derivanti dai ribassi d'asta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, a determinate ipotesi disciplinate e a condizione che delle stesse non le sia prevista una diversa destinazione sulla base di norme vigenti. Mi preme infine evidenziare che il problematico oggetto dell'interrogazione è all'attenzione del Governo. Posso farvi anticipare che nel prossimo decreto PNRR abbiamo già proposto una misura volta a supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica e nella semplificazione delle procedure contraddistinte da meccanismi complessi che rischiano di determinare ritardi rispetto agli obiettivi e ai traguardi fissati dal PNRR. In particolare, trattasi della possibilità di utilizzare i ribassi d'asta da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi e per le medesime finalità, nonché per fronteggiare l'incremento dei prezzi generato dall'attuale congiuntura economica. Grazie sottosegretario, se ha problemi di altri possiamo dare le dirette. No, non si può fare sforzo. Onorevole D'Alfonso può replicare. Grazie Presidente, ringrazio anche il delegato del governo, la sottosegretaria. Io mi sento interessato e anche coinvolto dalla risposta del rappresentante del governo, soprattutto nella seconda parte, poiché si apre ad una rimodulazione normativa che consente di fronteggiare la questione posta attraverso il mio atto di sindacato ispettivo da parte degli amministratori, nello specifico di Guardia Greve e Bene in Comune. Ma è una questione posta da molti comuni in Abruzzo e in Italia riguardante questa specialissima attività di progettazione dell'edilizia scolastica, quando poi viene messa in cantiere, passa un lasso di tempo, come in questo caso, si verifica che la copertura finanziaria iniziale non sia capace di comprare l'intero del prodotto, portare a conclusione i lavori del cantiere e mettere in esercizio l'opera. Voglio fare questa fotografia sapendo che la sottosegretaria è stata anche assessore di un comune con particolari esigenze sia di vitalità urbana che di edilizia scolastica a Milano. Noi siamo davanti ad una norma, quella che ho reso oggetto dell'interrogazione, che impedisce il riuso delle economie di gara, pensata in un momento di tranquillità in Italia, è una norma del 2017, il finanziamento è del 2017. Dal 2017 ad oggi è cambiata un'epoca, sono venute meno le certezze, l'aumento dei prezzi,
l'aumento degli elementi che consentono ad un cantiere di produrre adeguatamente. Non c'è proporzione tra la copertura finanziaria iniziale e la copertura finanziaria pretesa dalle attività di cantiere in itinere. Allora pongo e rinnovo al sottosegretario di fare in fretta affinché la nuova norma riguardante il PNRR apra soprattutto al riuso delle economie di gara, che come sanno i conoscitori della norma sulle opere pubbliche, la migliore è del 1865, le vecchie figure degli ingegneri capo, che oggi si chiamerebbero i RUP, sanno bene che quelle risorse, in coerenza con le attività di cantiere, si potevano, si potrebbero usare. Solo se però c'è coerenza tra l'economia di gara per quella categoria di lavori e il fabbisogno che serve per portare a compiutezza l'opera. Noi parliamo di un'edilizia che io chiamo del futuro, perché l'edilizia scolastica è l'edilizia che consente alle città di avere futuro, è l'edilizia che consente alle città di contemplare la cultura dei diritti e dei doveri. Per cui non può rimanere un'opera di edilizia scolastica incompleta, cioè non completata, perché più tempo passa nella incompiutezza, più servono risorse per recuperare il punto abbandonato e portarlo a completamento. Allora sono soddisfatto per l'apertura nella seconda parte della risposta alla mia interrogazione, dove si dice che è un veicolo di soluzione il nuovo provvedimento PNRR, prendendo in esame esattamente le giacenze di economie di gara che si generano quando si fa l'appalto in condizioni di par condicio tra la stazione appaltante e i partecipi del libero mercato. Quello che io voglio sottolineare, la sottosegretaria faccia una stima, un'attività ricognitiva su quanti sono i cantieri bloccati, tenendo da conto che le misure di finanziamento di quest'opera citata nell'interrogazione fa riferimento ad un provvedimento normativo del 2016 -17, quando poi sono stati assegnati e ripartiti i fondi. Da allora ad oggi è cambiata l'Italia, l'Europa e il mondo, quindi serve flessibilità normativa che tenga da conto la difficoltà insorta. Per il resto la ringrazio e sono convinto che ci troveremo frontalmente per aiutare l'edilizia scolastica italiana. Grazie onorevole Dalfonso.